chiamo Antonella Napolitano, lavoro per Personal Democracy Media, un'organizzazione americana che si occupa del rapporto tra tecnologia e politica e dell'impatto sulla società. Oggi siamo qui per parlare di lobby e di trasparenza, accountability, degli strumenti che un Parlamento, la società civile possono utilizzare per chiedere una maggiore trasparenza e responsabilità nel rapporto che c'è tra parlamentari e membri delle lobby. Le lobby che, diciamo, questo termine in Italia spesso evoca, diciamo, scenari foschi e, diciamo, persone che, diciamo, di nascosto vogliono influenzare le decisioni. A volte, diciamo, così è, ma soprattutto in questo momento non ci sono in Italia, ma anche in molti paesi, delle regole del gioco chiare e condivise per esercitare queste attività in modo che anche i cittadini possano verificare quello che succede. Oggi ne parliamo cercando di fare un confronto tra quello che succede all'estero, quello che succede e che potrebbe succedere in Italia, e anche in particolare una campagna che è stata lanciata da una coalizione di ONG in tutta Europa per chiedere ai candidati alle elezioni europee di impegnarsi per una maggiore trasparenza, impegnarsi affinché il prossimo Parlamento possa essere più trasparente, possa avere una regolamentazione chiara e stringente sulle lobby. È di qualche settimana fa, poco prima della dissoluzione del Parlamento, l'approvazione di un rapporto del Parlamento rispetto alla Commissione, che chiede alla Commissione europea di impegnarsi affinché ci siano delle regole precise sulla regolamentazione delle lobby, perché il registro delle lobby europee che esiste diventi, diciamo, l'iscrizione diventi obbligatoria, perché ci siano una serie di regole che rendano visibile il rapporto tra gruppi di pressione di vario tipo e i parlamentari. Ne parliamo oggi con alcuni esperti internazionali. Ellen Derbyshire di Access Info Europe, che è un'organizzazione che si occupa di trasparenza, accesso all'informazione, ed è tra le più attive a livello sia nazionale in Spagna, dove ha sede, ma anche a livello europeo su questi temi. Pasco Sabido del Corporate Europe Observatory, un'altra organizzazione che è tra le promotrici di questa campagna di cui parleremo, che si chiama Politics for People, e che ci parlerà un po' della campagna e anche di come, appunto, l'influenza delle grosse corporation, delle banche, di altri grossi gruppi di potere viene esercitata a livello di istituzioni europee. Passeremo all'Italia con Ernesto Belisario, qui alla mia sinistra, giurista che si occupa di trasparenza, di accesso, che è direttore dell'Osservatorio sull'Open Government, che ci darà un quadro su quello che succede in Italia. Andrea Menapace, di Diritto di Sapere, un'ONG italiana che si occupa di questi temi, in particolare di diritto all'accesso all'informazione, di cui abbiamo parlato ieri qui al Festival, ma di tutti i temi collegati alla trasparenza. E con Luigi Di Maio, parlamentare 5 Stelle, vicepresidente della Camera, che proprio in questi giorni ha annunciato che verrà creato un gruppo di lavoro alla Camera proprio per regolamentare l'accesso dei lobbisti e la loro attività e l'accesso dei giornalisti alla Camera e alle attività dei parlamentari. C'è stata ovviamente già polemica, cercheremo di andare, diciamo, un po' al di fuori della polemica politica e di andare proprio più sulla sostanza, più su cosa qual è la situazione, quali sono i problemi e anche come proprio delle regole del gioco condivise possano aiutare i vari attori di questo ecosistema a lavorare in modo, si spera, virtuoso, ma soprattutto trasparente per i cittadini. Senza, diciamo, ulteriori introduzioni, passo la parola ad Ellen per avere un quadro su quello che sta succedendo in Europa, su quali sono le buone pratiche di trasparenza rispetto alle lobby e di come la campagna Politics for People vuole cercare di cambiare la situazione a livello europeo. Grazie. Thanks very much. Antonella, is this working? Yes.
And now, is this working? Yes, lovely. Thank you very much, Antonella. Good morning, ladies and gentlemen, Honourable Vice President of the Parliament. It's a great pleasure to be with you this morning. As Antonella said, I'm an activist working for transparency. I'm British. I live in Madrid, Spain, from where we work across Europe. I defend the right of access to information, as members of the public, right to know what is happening inside government as a human right. In that sense, I'm also a lobbyist. And what we're doing here today is quite possibly lobbying a member of the parliament in favor of promoting greater transparency. So I have a pretty broad definition of what lobbying is. And as Antonella said, it's sometimes the word is seen as bad. Anyone who's a lobbyist is somehow evil. I'm not too evil. Well, that's my opinion. But what's important then is not that lobbying occurs. I think there are some people who believe that we should get rid of lobbying altogether. I don't think that that's possible. I don't think that's realistic. And I don't think it would even be good for politics. I think that it's very difficult for people who are in power to take good decisions if they don't have input from members of the public, from different interest groups. That's fine in principle. However, we have a huge problem. We have a huge problem which has become a lot clearer in the last few years during the financial crisis. And that is the incredible imbalance of access. The way that some people and some organizations, some private interests with more resources are able to get access to power in a way that citizens are not. And one of the ways in which they're able to do that, all the lobby groups who are based in Europe's capital in Brussels, as well as the capitals of all the countries that make up the European Union, one of the ways that they're able to do that is because they have privileged access to information as well. So one of our challenges is making the system of governance more transparent in order that we can, as citizens, know what is going on. And that's why in Italy we're campaigning for a much stronger Freedom of Information Act, which is, we had a lot of discussions about this yesterday, because the Italian Freedom of Information Act is incredibly weak. So our first challenge is knowing just what's going on so that we, as members of the public, can participate. The next challenge, which is linked to that, which is also a transparency challenge, is knowing who's lobbying whom, who's meeting with whom, which information is being submitted, is knowing, and I think maybe Pasco will talk about this, about the problem of the revolving door. I don't know how you say that in Italian, or if you have this concept of people who work in government and then go into business and then go back into government again. And clearly that's another way in which certain private interests can have a very direct impact on decision making. If we as citizens, if we as members of the public are to be able to control and watch and understand how lobbying is taking place, we need information. And we really need information from two sources. We need information from the public bodies who are being lobbied. So for a particular decision-making process, who was influencing that process? Right now, for example, we've got this a huge challenge of the negotiations which are taking place between Europe and the United States, the international trade agreements, and civil society is having great difficulty getting information about those negotiations, while various business interests have had the information shared with them. That imbalance of information results in an imbalance of influence, and that's a problem in a democratic society. We also need information about who the lobbyists are, who's going in and out of a parliament, who's talking to people in the European Union.
Access Info, my organization, is actually registered in the voluntary, it's still voluntary, unfortunately, in the voluntary transparency register at the European Union. So you know, you can look in that register and find out how much resources we dedicate to our work in Brussels. But there are certain companies who are not in that register. I don't know whether you're planning to talk about that as well, but if a little bit. If not, we can fill you in with some juicy examples later. So as civil society, what we've done with various organizations around Europe is get together to make this campaign of politics for people. We're calling on the future members of the European Parliament to pledge, to commit, to support a greater regulation of lobbying and greater transparency around the lobbying process. And it's a very exciting campaign. It's exciting because I would say really for the first time ever, we've had a coordinated pan-European civil society effort to actually have an impact on the way that lobbying is regulated and made transparent. And we're getting future members of the European Parliament from right across the region to sign up and to pledge to support us in this campaign. In parallel with that, it's also very important to look at the regulations at the national level. The field of lobbying is really under-regulated in Europe. There are very few countries which have proper regulation of lobbying, and unfortunately, Italy is not there with any kind of regulation, really. I think we'll hear about that, but there are definitely challenges here in Italy. So, essentially, that's the campaign. I don't know if some of you got stickers. If you didn't, you can get them later. And we're really urging for members of the public also to support this campaign, this call. Talk to your future members of the European Parliament. Talk to your members of your national parliament and urge them to do something about this so that we as citizens can find out. So that we can find out what's happening with the trade negotiations in different fields, health, education, regulation for the pharmaceutical industry. So that we can find out, for example, what decisions have been taken about Europe's economic future. We've had great difficulty getting information from the European Central Bank. What discussions are really taking place? How are decisions taken which affect our future, even our current day-to-day reality in these fairly difficult times which Europe is facing? So that's our call for you to join us. Politics should be for the people. That's the original idea of any democratic state. We have challenges and we're trying to stand up and change the situation so that politics really is for the people. And it's great to be working with Dorito Di Sapere on this. Thank you very much. Pasco Sabido from the Corporate Europe Observatory is working on this campaign that Ellen mentioned, Politics for People. So let's limit the influence of big groups and banks, for example, on the European Parliament. So what is this campaign about and what is the situation where this campaign is trying to work? Okay, does this work? Yep, perfect. We even have a slideshow. Apologies for being late. Thank you to the organizers for putting this on. It's a really important topic. I think first of all, people have to understand what's going on in Brussels. I mean, we can leave that. Okay, leave it there for now. Far too quickly. So I come from the UK. In the UK, we're quite detached from Brussels. And when I went to work in Brussels, I also realized that most other capital cities are also very detached from Brussels. And what we don't realize is how much power there is in Brussels. Around 50% of national legislation, so our laws, 50% of laws in Italy come from Brussels. And when you put that figure, and when you look at economic and financial regulation, that figure goes up to around 80%. So 80% of the response to the crisis
has come from Brussels, so it's very important. And then consider that in Brussels there are between 15 and 30,000 lobbyists. So there's more lobbyists, and unfortunately this figure is very vague because, as Helen mentioned, we do not have a mandatory register. So it's up to you if you put your name in it or not. And Helen's in there, I'm in there, but many of the biggest corporations are not in there. Law firms are not in there because they claim they need to have privacy for their clients. So we do not know who's lobbying. So part of this is lack of transparency. And just to say, we are both lobbyists per se, but if we look at the numbers, for every 100 lobbyists, 70 represent private commercial interests, 20 represent local government, and 10 represent NGOs, or trade unions, or civil society. So there are 7 times the number of corporate lobbyists to civil society lobbyists, and that goes nowhere near touching the budget spent. The budget spent are phenomenal by private interest, whereas, of course, NGOs don't have much money. So this leads to a huge, as we said, imbalance of influence, which means, ultimately, laws in Brussels are being created in the interests of those with the loudest voices and those with the most money. So unfortunately, many laws, for example, Philip Morris had a very strong influence over the tobacco directive, and we had Amazon having influence over tax regimes, as they don't pay much tax, and Google trying to ensure that digital rights are as weak as possible. So these are the sort of things. If we have some key examples, we've got up here some money, some flags, and some very flooded towns. These are 3 key examples that I'm going to quickly talk about so you understand what our campaign is trying to stop. Because I think in order to change things, we have to really understand the problem. So finance is a great example. After the financial crisis, the European Commission really should have taken strong action. But one of the key reasons we still haven't come out of the crisis, and actually regulation around banking is as weak as it was before the crisis, is due to lobbying. And one of the key ways, so after the crisis struck, the Commission said we need to do something, and it pulled together a group of external experts, because unfortunately the Commission, despite common perceptions, the Commission doesn't have very many staff for the number of areas it has to cover. So it pulled together a group of external experts, and unfortunately most of these experts came from the very same banking sector and the very same banks that caused the financial crisis. So the group called the De La Rosier Group was headed by a banker from BNP Paribas. We had the Lehman Brothers in this group, who were one of the first banks to go bankrupt in the US. We had Goldman Sachs, we had Citigroup. And of course, these banks do not want more regulation because that would affect their bottom line, their profits. So unsurprisingly, the conclusion of this De La Rosier group, of this banking expert group, was that we do not need more regulation in the banking sector. It did not address the fundamental cause, was that the light touch regulation in the EU, and nor did it address the fundamental cause, which was banks that are too big to fail. So 2 of the key reasons were completely ignored by this group, and unfortunately this group's findings became the Commission's response. So this is the banking lobby managing to capture the expertise given to the European Commission. So this is one of the things we're working on. We can see here climate change as a key issue. The European Commission has just issued incredibly weak climate change targets for 2030. I don't know how important that is beyond Brussels, but in Brussels it's quite a big thing. One of the reasons they're so weak is due to the fossil fuel industry and its lobbies. So one of the key examples, for example, Helen mentioned something, the revolving door, la porta girata, something in every language is different, sometimes it doesn't exist. And this is where a very clever maneuver. Someone who used to work at the European Commission on climate change then went to work for the biggest business lobby in Brussels, representing the biggest oil companies for quite a few years, directly on climate change issues. And then in 2011, went back to the European Commission to work again on climate change issues. And surprise, surprise, the interests of their former employers, of the big fossil fuel companies, could be seen
all over the draft proposal for these 2030 targets. So this is something called a revolving door, which we can shut. We can have rules on the revolving door which say you are not allowed, you have to have a cooling off period between working for a public office where you serve the public interest and a private office in the private interest. And this was one of the main reasons. Another reason was that the head commissioners, some of the most important commissioners, are going to cocktail parties organized by fossil fuel companies, are going to birthday parties organized by the biggest car companies, and are talking to executives from Shell about these targets. So you have a very close, intimate relationship between our public policymakers and some of the most polluting industries in the world. So that's another example. And just quickly, as Helen said, the transatlantic trade negotiation is purely for business at the moment. So these are the problems, and there are many. If you go to the website, we have a section called Problems, which gives lots of case studies in quite simple terms of how lobbying is affecting everyday lives, from education to health to the food on our plate, what we're eating. But there are clear solutions. So the Politics for People campaign, we're quite simple. We want institutions that are free from conflicts of interest, do not offer privileged access to the decision-making to corporations and their lobbyists, strong ethics rules for politicians, officials and lobbyists, are open and transparent in the way they work, and EU institutions that always operate in the public interest. So as we said, we have a pledge. We're asking MEPs to sign a pledge which says, I will stand up for citizens and democracy against the excessive lobbying influence of banks and big business. But what does that mean? So signing this pledge is great, but what does that then mean? So whilst at the moment we have 729, I think as of yesterday, 729 candidates, so people running for the elections have signed up. Our target was 700, so we've already exceeded it. But of course we want to go much further. But the question is, getting MEPs to sign a pledge is one step. Trying to take action is another. So in practice, we want some really concrete things. So Helen mentioned a transparency register. As soon as an MEP signs our pledge, they receive an email which says, we expect you to campaign for a mandatory transparency register so we, the public, know who is lobbying. We're expecting MEPs, when they come in, to clean up expert groups, to make sure that the banking industry is not capturing the expertise of the European Commission. And this is something MEPs have already been working on, and there are clear steps to take, such as freezing budgets. So make sure if these expert groups remain captured by the finance industry, we can cut their budget. The Parliament has some serious power, and that it's becoming more powerful, so we can really persuade MEPs to take strong actions. And as well, taking control of the trade negotiations away from the European Commission and away from big business. So first of all, having transparency around them, and second of all, making sure they're democratic and accountable. But there is this problem, as I said. We can have 729 candidates sign up. We might even have a couple of hundred in Parliament. But how do we get them to actually deliver on this? How do we get them to act in the public interest? And this is where the importance of AlterEU, the Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, comes in, and the importance of these sorts of events. Because we're working with over 60 groups in more than 19 countries across Europe. And this has to happen not in Brussels, not in my office. You know, me on the phone or on the computer sending an email only goes so far. We need people in their own countries, in their own capitals, in their own cities, engaging in this debate. We need the media to be writing about these issues and to realize the importance. We need to turn this into a public debate that is away from what we call the Brussels bubble and comes into, well, quite stunning institutions like this one instead. And so this is great. Diretto di Sapere putting on these sorts of events. We have speaker tours. We have people going around university campuses, etc. And there's a whole list of events going on. And it's key about building local support, because there's European elections coming, but across Europe we have national and regional and local elections. And lobbying doesn't just affect European level, it affects every level. So what we're trying to do is to make sure this crosses over into people's national campaigns and has national relevance, local relevance, so that we can have in Italy transparency regulation, that people realize the importance of it, but they also see it's important in Brussels. And I guess the key tool, do we point somewhere? Okay.
go forward? Okay, we don't need that anyway. Yeah, no. The key tool we have is a website in 11 languages. So please, www.politicsforpeople.eu. It's on this little sticker as well. Go along, and you can see who in your country has signed the pledge, who in your country has not signed the pledge, and put pressure on them. Send another email. Go to their constituency office. Talk to them. Organise an event and invite them. And hopefully this website will continue to be a good resource as well for information of lobbying problems and lobbying solutions. So what we want to aim to do is to have, when the elections on May the 25th finish, we want a strong body of MEPs in Parliament who are able to work on these issues. And also to make sure that these MEPs come from across parties, because I think it's very easy for issues such as transparency or democracy to fall into a certain political camp, when we need to make sure this is cross-party. No party has a monopoly on democracy, on transparency, on tackling corruption. This is something that concerns all of us, no matter what political creed we have. But I guess just my last point to really emphasize again, that we can have MEPs in Parliament, and that's great, and we can even have good rules. They can fight. Well, we can fight for good rules. But if we don't have implementation, then we're never going to see change. And the only way we're going to have implementation, the only way these rules are going to be followed, is if our public officials, our MEPs, feel the pressure from home. If they feel they're being held accountable, because without accountability, we will never see the change happen. So this is why, again, I just emphasize how important it is for all of you to be here, how important it is for journalism to play a strong role in making sure this message gets out there, to hold MEPs to account, to make sure when they sign a pledge, they stick to it, and to make sure this remains a public issue. So please go to the website, sign the pledge, and contact your MEPs. Grazie Pasco. E adesso passiamo all'Italia. We the public, diceva Pasco, quindi un dibattito pubblico, i cittadini che vogliono saperne di più, che vogliono che questo processo sia trasparente, cosa possono fare? Qual è la situazione della trasparenza in tutte le sue declinazioni in Italia? Come si inserisce la campagna per la trasparenza e l'accountability delle lobby in Italia e diciamo nel contesto specifico che stiamo vivendo? E chiedo ad Andrea Menapace di Diritto di Sapere di darci un po' un quadro, un contesto della situazione, come la società civile si muove in questo senso in Italia. Ok, grazie. Beh, come si muove la società civile? Innanzitutto possiamo dirvi come ci stiamo muovendo noi del Diritto di Sapere con altre organizzazioni, su un tema che non è mai stato trattato in modo appropriato in Italia. E vorrei partire proprio dal diritto di sapere, cosa significa diritto di sapere. Non lo troviamo così definito nella Costituzione italiana, ma abbiamo un articolo, che è l'articolo 21, che garantisce la libertà di espressione. Il diritto di sapere a livello internazionale è riconosciuto come un diritto umano corollario del diritto alla libertà di espressione. Quindi, se vogliamo avere una partecipazione democratica, dobbiamo avere accesso alle informazioni. Non c'è cittadino che può partecipare effettivamente al processo democratico senza avere diritto di sapere come stanno le cose. Nel 2011 noi abbiamo iniziato a parlare con Guido Romeo in particolare, e poi Helen e Chris e Arianna, di costruire un progetto, una campagna per portare anche in Italia questo tipo di iniziative e per realizzare quello che in altri stati è un dato di fatto. C'è la possibilità per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro qualifiche, di accedere alla documentazione governativa o comunque l'informazione che dovrebbe essere pubblica. Perché? Perché l'informazione viene raccolta per il cittadino e il cittadino ne è proprietario e la dà in comodato gratuito allo Stato, ma rimane il proprietario. Invece il cittadino moltissime volte non riesce ad avere accesso alle informazioni anche più,
più banali e anche più innocue dal punto di vista sia politico che sociale ed economico. Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi è capire a che punto siamo e dov'è l'Italia. E perché poi la trasparenza sulle lobby era una naturale evoluzione della nostra campagna per il diritto di accesso anche in Italia. L'anno scorso abbiamo presentato a Perugia il primo rapporto in Italia sul diritto di accesso all'informazione. E l'abbiamo fatto con un monitoraggio molto pratico. Abbiamo preso 33 volontari, giornalisti, cittadini e professionisti, e abbiamo chiesto loro di mandare una richiesta di accesso ai documenti a qualsiasi tipo di autorità pubblica, dal governo fino alle amministrazioni comunali e regionali. Questo l'abbiamo fatto usando la legge che attualmente esiste in Italia, che è la legge di accesso agli atti amministrativi, che è la legge 241 del 90, che all'articolo 24 esplicitamente proibisce di chiedere l'accesso alla documentazione governativa per semplicemente per realizzare un controllo generalizzato sull'attività del governo e dello Stato in generale. Quindi quello che abbiamo fatto è utilizzare questa legge, nonostante sia molto restrittiva, e capire a che punto eravamo. Beh, i risultati, dopo 60 giorni che queste richieste sono state fatte, più di 300, è stato che nel 73% dei casi, su tematiche varie, dall'ambiente alla salute, alla scuola, il 73% di queste richieste non ha ricevuto nessun tipo di risposta. Al che abbiamo cercato di mettere l'Italia su una scala e vedere cosa succede a livello internazionale. Ellen ci ha aiutato, ci sono ormai delle classifiche a livello internazionale che dicono questo, e l'Italia a livello europeo ha una delle leggi più restrittive in assoluto. Ieri abbiamo visto all'interno di un ranking mondiale, siamo quasi agli ultimi posti, tanto per dare un'informazione su dove siamo. Perché è importante cambiare le leggi, e non solo le leggi, perché la legge è il punto di partenza ma non è sufficiente, è il passo necessario ma non sufficiente per arrivare ad avere un accesso generalizzato per tutti. Quello che abbiamo fatto è poi capire a livello internazionale cosa c'era, e quando abbiamo ricevuto la richiesta da parte della campagna Politics for People di avere un partner italiano, abbiamo detto subito di sì, perché la trasparenza sulle lobby era uno degli argomenti che ci interessava di più e su cui in Italia non c'è assolutamente nessun tipo di regolamentazione. Noi ci siamo trovati a diventare lobbisti, a parlare con qualsiasi tipo di esponente politico, parlare con la società civile, cercare di portare anche in Italia quella che è la legge che garantisce il diritto di accesso ai dati e che si chiama Freedom of Information Act. Esiste in più di 90 paesi e garantisce questo tipo di diritto al cittadino, che non deve qualificare la propria richiesta come nella legge italiana e che non ha bisogno di nessun altro tipo di motivazione per avere accesso ai dati, e soprattutto sia nel caso che i dati possano essere forniti, le informazioni possano essere fornite, ha diritto entro 30 giorni ad una risposta o affermativa o negativa. Non esiste la possibilità di utilizzare il silenzio amministrativo come una risposta non data. E quello che noi stiamo cercando di fare è portare in Italia questo tipo di legge, però come dicevo prima abbiamo netta la percezione che non basta questo. Quello che serve è costruire un forte movimento di opinione pubblica, perché al momento anche la legge attuale, purché restrittiva, non viene usata. Dobbiamo usarla, dobbiamo dimostrare la debolezza di questa legge e dobbiamo partecipare a tutte le iniziative come la campagna Politics for People per portare la trasparenza non solo a livello delle lobby, ma portare la trasparenza in generale, in ogni settore strategico e rilevante per il cittadino. Perché, come ripeto, i dati e le informazioni sono di proprietà dei cittadini che le hanno raccolte essendo parte di uno Stato. Quindi il sistema attuale non funziona. Non funziona perché non c'è possibilità di accesso generalizzato, però quello che vogliamo fare è, da una parte, lavorare ad avere un quadro normativo diverso e dall'altra parte avere una società civile attiva che chiede i dati, che chiede le informazioni. Grazie Andrea. Passiamo alle note dolenti, diciamo, alla politica. Cosa fa la politica, a che punto siamo con le leggi? Intanto chiedo alla regia se può mandare sullo schermo. Questa è la classifica intanto di cui si parlava.
la classifica del internazionale del right to access to information, quindi la qualità delle leggi di accesso all'informazione. Come vedete, i primi posti ci sono Serbia, India, Slovenia, quindi leggi, la Croazia abbastanza messa bene, quindi leggi anche piuttosto recenti. Per l'Italia, purtroppo, adesso così come nota, dobbiamo scendere. E siamo qui, così, un sest'ultimo posto, con diciamo altre nazioni anche diciamo insospettabili. Poi insomma, se volete ulteriori informazioni possiamo parlare dopo, Ellen sicuramente vi può dare moltissime informazioni. Ma appunto, passando alla politica, io chiederei prima a Ernesto Belisario di darci un quadro di come di cosa c'è, se c'è qualcosa, di se è stato provato diciamo già il tentativo di regolamentare questo processo, e poi a Luigi Di Maio di parlarci dell'attività che il Movimento 5 Stelle vuole svolgere per regolamentare l'accesso dei lobbisti in Parlamento e quali sono i prossimi passi. Quindi Ernesto, innanzitutto, grazie. Dunque, il tema è molto complicato, e a mio avviso il fatto che se ne parli così tanto è indice innanzitutto di un problema. Nel senso che quando la democrazia rappresentativa è nata, in teoria le lobby avevano i loro portatori di interesse all'interno degli organi di rappresentanza, no? Poi a un certo punto si scopre, è una ricerca di qualche anno fa, in questo momento non ricordo, ma mi colpì molto, che nei parlamenti dei paesi che sono rappresentati all'interno delle Nazioni Unite è più rappresentata la categoria dei minatori rispetto a quella dei banchieri. Eppure, come dire, questo non si traduce ovviamente correlate scelte democratiche, no? Quindi questo è indicativo del fatto che evidentemente, se noi parliamo di lobby, dell'importanza delle lobby, senza accezione negativa ovviamente, e però parliamo di trasparenza, è perché ci siamo resi conto che qualcosa nel meccanismo di rappresentanza evidentemente non è andato come avevamo ipotizzato che andasse, e questo è ovviamente fisiologico, ovviamente ci sta. Il tema all'estero, abbiamo sentito, ci sono dei casi, ci sono degli esperimenti, io comincio a buttarla lì. Sì, le leggi sono importanti, ma le leggi non bastano. Provo a farvi una, Antonella mi ha affidato questo facilissimo compito, no? Nel senso che dice: qual è la situazione italiana? La situazione italiana è per il momento molte chiacchiere e pochi fatti, se vogliamo riassumerla in un tweet. Ci sono stati circa 53 proposte di legge, almeno io ne ho contate tante, che in Italia a vario titolo hanno provato a regolamentare il discorso delle lobby. Si sa che una proposta di legge non si nega a nessuno, quindi non è neanche un metro particolarmente rilevante per definire l'importanza del tema, però insomma 53 sono un numero rilevante. Alcuni sembravano quasi essere come dire sul punto di essere approvati. Mi ricordo un disegno di legge Sant'Agata, dal nome del proponente, dell'epoca del governo Prodi, credo fosse il 2007, che sembrava essere particolarmente ben avviato, ma poi ahimè legato alla sorte del governo che tutti conosciamo, tranne i nostri amici all'estero, però insomma non ebbe particolare fortuna. Il governo Letta annunciò in un consiglio dei ministri del luglio del 2013, sempre se non vado errato, di voler adottare delle misure, ma poi non abbiamo ben capito che fine abbiano fatto. Evidentemente anche lì la volontà del governo c'era, poi il governo però non c'è stato più. Poi sentiremo dall'onorevole Di Maio quello che invece si vuole avviare, perché insomma è ovvio che il tema probabilmente adesso è arrivato ad un livello di maturità, quindi quelle che, scherzi a parte, erano delle proposte all'avanguardia nel 2007, oggi a distanza di 7 anni diventano assolutamente un tema urgente. A
a livello regionale, perché poi noi siamo uno Stato federale, quindi abbiamo la possibilità di avere anche delle leggi regionali. Esistono già 3 regioni che hanno provato a dare una regolamentazione al fenomeno. Sono la Toscana, che l'ha fatto già al 2002, c'è il Molise, che invece ha già una norma di questo tipo da 10 anni, e c'è l'Abruzzo. In realtà la mia impressione guardando queste esperienze è che l'istituzione del registro abbia soltanto burocratizzato in questi casi, abbia soltanto burocratizzato il tema, ma l'effettiva trasparenza non è un adempimento burocratico, almeno questa è io sono giurista, quindi potrei campare di cultura dell'adempimento, ma confesso che non mi entusiasma particolarmente, nel senso che se vado a vedere chi è stato iscritto ad esempio nel registro della Toscana, accanto all'ANCI si è iscritto, ma mancano tutta una serie di soggetti che portano interessi più o meno importanti, il primo istituto italiano di Ayurveda, oppure nel registro dell'Abruzzo il centro internazionale di ricerca sul cane da lavoro. Che cosa intendo dire? È che certo è importante istituire il registro, certo è importante dare questo livello di trasparenza, ma ho l'impressione che probabilmente ci sfugga qualcosa, cioè pensando di istituire un registro e di risolvere un problema, probabilmente non abbiamo ben compreso, e lo dico a me stesso, che il fenomeno è molto più sotterraneo di quello che vogliamo immaginare. Probabilmente corriamo il rischio di andare ad intercettare soltanto dei portatori di interesse che cercano una legittimazione, non sono già legittimati, che vogliono incidere, ma che non sono quelli che incidono oggi nell'ombra e in assenza di trasparenza. E quindi abbiamo bisogno di trovare delle misure più efficaci. La butto lì come dire, al fine di questo giro di tavolo, poi magari ci confrontiamo, butto lì degli spunti di discussione. Una cosa che mi diverte particolarmente, che mi piace, ho scaricato un'applicazione che trovate negli store, si chiama White House Visitors, ed è un'applicazione che ci dice quali sono le persone che chiedono il passi alla Casa Bianca. Allora, a prescindere dal registro, no, perché sicuramente tanto l'Istituto di Ayurveda, tanto il Centro Internazionale di Ricerca sul Cane del Lavoro sono importanti e devono essere mappati, però se voi scaricate questa applicazione avete il dato annuale di quali sono le persone più visitate della Casa Bianca, perché un dato importante delle lobby non è soltanto quali sono i soggetti che vanno a parlare, ma con chi vanno a parlare. L'onorevole Di Maio sicuramente ha una visuale molto più ampia di me, ma io dal basso della mia esperienza di giurista di provincia, quello che ho capito è che molto spesso esistono dei centri di potere assolutamente sotterranei all'interno dei palazzi, e questa applicazione, che si basa ad esempio sulla trasparenza dei dati dei passi, è molto indicativa. Voi rendete conto che il più visitato alla Casa Bianca è Barack Obama, e quindi ci mancherebbe altro. La seconda è Michelle, non il vicepresidente, segno che probabilmente abbiamo. Guardate, per me è indicativo, cioè andiamo a mappare la rilevanza delle persone all'interno dell'organizzazione, anche se non ha un ruolo politico, anche se non ha un ruolo effettivo, e Joe Biden è ben sotto la scala delle persone. È importante poi, perché se voi cliccate sulla voce vi rendete conto quali sono le persone che hanno richiesto il passi, e se qualcuno ha visto Barack Obama per 14 volte e non è un capo di Stato straniero, e probabilmente sarà un soggetto particolarmente importante, tutti noi abbiamo diritto di sapere chi è questo soggetto. Quindi dobbiamo studiare dei meccanismi che ci consentano di arrivare effettivamente fuori da una logica burocratica ad una trasparenza, a mio avviso provando anche ad incentivare i soggetti ad iscriversi, perché altrimenti avremo iscritti al registro soltanto soggetti di poca rilevanza, o comunque non avremo i veri portatori di interesse, quelli che oggi condizionano le politiche, ma questa è la mia preoccupazione. La seconda è che a mio avviso abbiamo necessità che questo processo sia il più ampio e condiviso. Io ho questo pallino che si chiama Open Government, cioè ritengo che le scelte non debbano essere calate dall'alto e che nessuno abbia il monopolio delle buone idee, quindi probabilmente possiamo provare a fare di questa proposta di legge, di questi interventi sulla trasparenza, in particolar modo di trasparenza sulle lobby, la palestra per fare in modo che chi ha delle idee possa proporle in modo da essere assolutamente efficaci. Grazie.
Adesso mi sentite. Soprattutto grazie per l'invito a questa giornata che capita proprio a fagiolo, perché noi ci siamo ritrovati esattamente 4 giorni fa nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ad approvare, dopo 70 anni, un atto che finalmente riconosce l'esistenza delle lobby nel Parlamento italiano. C'erano state delle esperienze simili in alcuni ministeri, poi ci sono state le regioni, ma alla Camera dei Deputati, che è poi l'istituzione che io rappresento, non c'è mai stata un accertamento neanche degli accessi, del rilascio dei pass e così via. Io vorrei, nei minuti che ho, vorrei fare un passaggio sulla questione dell'accesso agli atti. Dicevo prima che iniziasse l'evento, che il movimento di cui faccio parte ha dei gruppi sul territorio che sicuramente, almeno una volta nella loro vita, nella loro esistenza, hanno fatto una richiesta di accesso agli atti per il Comune e per la Regione, e almeno una volta non gli hanno risposto. E quando io sono stato eletto parlamentare, i gruppi locali mi hanno contattato e hanno detto: guarda, non ci rispondono, puoi farla tu al posto nostro, sei un parlamentare della Repubblica, dovrebbero ascoltarti. E mi sono ritrovato a volte nella risposta: lei non vanta un interesse legittimo per poter accedere a quegli atti. E ho capito anche lì quanto siamo in condizioni disastrose dal punto di vista dell'accesso agli atti. E c'è un'opportunità, e diciamo che la giornata di oggi può essere anche un'opportunità ulteriore. In Commissione Affari Costituzionali, stavo dicendo ad alcuni relatori prima, è approdato un testo di legge in discussione e quindi calendarizzato anche in aula nel prossimo calendario dei lavori, che ha prima firma Toninelli, che è il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Movimento 5 Stelle, che appunto stravolge un po' la disciplina dell'accesso agli atti. Tutti possono accedere agli atti, cioè tutti gli atti sono accessibili, eccetto quelli che hanno particolari vincoli. Bisogna capovolgere un po' l'intero sistema. E io invito, poi dopo ci scambieremo sicuramente i contatti, non solo saranno chiamati questi soggetti che sono presenti qui a questo tavolo per le audizioni, sicuramente, ma spero che potremo fare un percorso per migliorarlo, perché magari da una traccia che può essere un testo come questo potremo creare un vero e proprio FOIA o qualcosa del genere. Quindi con gli emendamenti si può migliorare il testo quanto vogliamo. Le 53 proposte di legge, come si diceva prima, diciamo che c'è anche un po' lo sport della presentazione della proposta di legge. I parlamentari più produttivi ancora oggi, da alcune inchieste giornalistiche, sono individuati tra i parlamentari che hanno presentato più proposte di legge. Se dobbiamo diventare degli agonisti della presentazione della proposta di legge, non ci sono problemi, ma una proposta di legge è valida se è calendarizzata e se la discutiamo in aula, altrimenti non serve a niente. Tra le migliaia di proposte di legge che stanno lì, e molto spesso servono a dire: sì, io l'ho proposta. E, tra l'altro, proposte di legge in materia di lobby non possono interessare la materia della Camera dei Deputati e del Senato, che, essendo organi in autodichia, devono necessariamente prevedere un'autoregolamentazione. E qui passo all'altro punto, l'antefatto. Quando si è fatta la mia prima legge di stabilità da parlamentare, l'ho vissuta, a dicembre, Commissione Bilancio e Finanze congiunta, si stava formando la legge di stabilità, la vecchia legge finanziaria. Accedo alla Commissione Bilancio e fuori dalla Commissione Bilancio c'era veramente una folla, una calca di persone che erano sostanzialmente o lobbisti o rappresentanti di grandi gruppi di interesse, non è questo il punto, che tampinavano, che insomma facevano un po' da stalker ai parlamentari che entravano e uscivano dalla Commissione. E a volte fermavano anche me, che non ero della Commissione, ma andavo a seguire i lavori, perché poi la legge di stabilità interessa a 360 gradi tutte le materie del nostro paese. Fermavano anche me per cercare di convincermi o in qualche modo indirizzarmi su alcune scelte. Le scelte possono essere incentivi alle centrali a carbone o meno, possono essere incentivi a un determinato modo di produrre l'energia, un determinato modo di mettere a bando le concessioni demaniali, insomma tutto. E ogni piccolo emendamento, ogni riga di quell'emendamento può rappresentare un interesse economico per un gruppo o per un altro.
Succede che durante la legge di stabilità uno dei miei colleghi del movimento, Vincenzo Caso, ha l'occasione di registrare un colloquio, registrare l'audio di un colloquio tra lui e questo lobbista, probabilmente il più fesso dei lobbisti italiani, che si vantava di aver fatto modificare un emendamento del capogruppo del principale partito di governo in questo momento su una questione dei contributi pensionistici alle mega pensioni. Se ne vantava, diceva io dovrei avere il premio come lobbista dell'anno e così via. Questo video finisce su YouTube ovviamente e individuiamo il nome e andiamo a capire questa persona perché aveva accesso alla Camera. Ed era in sostanza registrato come consulente della struttura amministrativa della Camera a costo zero. Allora il primo problema che ci siamo posti è stato chi accede alla Camera, quante sono le persone che oggi entrano ed escono dalla Camera ogni giorno, e così abbiamo fatto un accertamento. Nell'accertamento abbiamo scoperto che oltre a tutti gli ex parlamentari, che per quanto mi riguarda possono essere oggi dei lobbisti, io l'altro giorno ho incontrato al bar della Camera un ex parlamentare che ha finito di fare il parlamentare quando io avevo un anno e stava lì e per quanto mi riguarda può utilizzare le sue credenziali di accesso al palazzo per poter incontrare dirigenti dell'amministrazione del palazzo, poter incontrare presidenti di commissione, arrivare negli uffici legislativi. Quello che può fare, diciamo per assurdo, è tutto, grazie ad un tesserino da ex parlamentare. Poi abbiamo visto un po' invece quelli che sono gli accrediti, cioè tesserini di accredito per legislatura, persone che possono girare ogni giorno alla Camera a piede libero. E sono oltre 1200, per la precisione 1265, cioè noi siamo circondati a nostra volta come parlamentari da una popolazione di persone che gira per la Camera dei Deputati con dei tesserini a legislatura e che in sostanza ha accesso ovunque, non ci sono limitazioni, eccetto per alcuni che non possono accedere al transatlantico, che è il salone antecedente alla Camera dei Deputati. Ma quello che è assurdo è che le scelte più delicate non si fanno alla Camera, ma si fanno nelle commissioni, dove queste persone hanno libero accesso. A questo si aggiunge poi la popolazione della stampa parlamentare, che si è risentita di questa mia richiesta, che vi spiegherò velocemente in chiusura di questo intervento. Io ho semplicemente chiesto all'ufficio di presidenza della Camera, dopo aver appurato tutto questo, di fare un gruppo di lavoro, un comitato ristretto, paritetico, quindi con tutte le forze politiche, in cui fossero rappresentate tutte le forze politiche della Camera, per istituire non solo un registro degli accessi trasparente alla Camera dei Deputati. Io voglio poter dire a un cittadino chi entra alla Camera, chi va ad incontrare e perché. E secondo, ho chiesto anche che fosse creato questo gruppo, chiedendo che anche i rappresentanti della stampa parlamentare ne facessero parte. Perché? Perché la stampa parlamentare ha 411 accrediti permanenti alla Camera, di cui 75 sono giornalisti pensionati, che non scrivono per nessuna testata. E quindi io voglio capire perché queste persone accedono alla Camera dei Deputati. E ripeto, non è un problema, io non voglio limitare, noi non vogliamo limitare gli accessi alla Camera. Probabilmente possiamo anche dire che può entrare chiunque, ma si deve accreditare, deve spiegare perché e chi va ad incontrare. E l'altro punto era la digitalizzazione trasparente di questo meccanismo, cioè ogni cittadino deve poter accedere a questo registro e poter attraverso un'app incrociare i dati, vedere chi incontra, quali sono le persone che accedono, quella persona deve dichiarare a chi accede e poi l'applicazione può fare degli incroci per verificare a quale ente appartiene, a quale gruppo appartiene. E io credo che questa sia la strada per applicare una buona pratica europea. È tutto? No. Io adesso voglio portarla avanti per la Camera e in 6 mesi voglio portare a compimento questo obiettivo, dopo anni in cui si è finto che non esistessero le lobby a Montecitorio. Il Senato, aspettiamo di capire quale sarà il destino del Senato per cominciare poi ad applicare magari il modello della Camera al Senato, ma soprattutto il discorso è non basta, perché in Italia poi servirebbe una vera legge sul conflitto di interessi, una vera legge sul finanziamento privato alle forze politiche, che dia trasparenza al finanziamento privato alle forze politiche, che crei delle pene vere per chi ha un finanziamento
per chi fa finanziamento illecito alle forze politiche. Vanno incrociate una serie di normative in Italia per riuscire a creare un meccanismo che eviti questo disastro che è in atto, perché guardate, il problema è, prima se ne discuteva, ci sono delle lobby professionisti, cioè ci sono lobby molto potenti che magari non hanno esigenza di venire alla Camera, e su questo dobbiamo agire con altri tipi di normative, ma ci sono anche altri che giocano tutto sulla persecuzione del parlamentare, e io me ne rendo conto, nel senso, il parlamentare ha un ritmo frenetico tutta la giornata, se tu ti ci metti dietro e cominci a ossessionarlo con la solita richiesta, ovviamente utilizzando dei meccanismi di persuasione poco ortodossi, probabilmente riesci ad ottenere il tuo risultato. Quello che voglio fare io è creare un'area dove possono accedere i lobbisti, perché poi le lobby non sono, si diceva prima, non sono per forza il male, c'è la lobby dei malati di cancro, c'è la lobby degli ambientalisti, il discorso è permettergli di accedere solo ad alcune aree. In alcuni parlamenti europei si chiama il recinto, una zona dove i lobbisti accedono, incontrano i parlamentari e possono fare lo scambio, possono parlare degli interessi che rappresentano. E per concludere, questo può avvenire in Italia perché l'Italia credo che possa prendere esclusivamente esempio dal Parlamento, da altri parlamenti, il modello anche del gruppo di lavoro. Io l'ho proposto facendo uno studio comparato di come hanno fatto in altri parlamenti, ho visto che all'Assemblea Nazionale Francese hanno iniziato così, con un gruppo di lavoro nell'ufficio di presidenza. Poi però c'è da lavorare ai ministeri, perché oggi se io parlo quando parlo con gli imprenditori mi dicono: ma noi non abbiamo un problema con le leggi che fate, noi abbiamo un problema con i regolamenti attuativi delle leggi che fate. È lì che alcuni funzionari dei ministeri stravolgono le leggi che voi avete fatto. Ed è vero, perché noi siamo con gli occhi puntati, ora parlo da parlamentare e componente di una forza politica, anche sugli emendamenti che otteniamo come risultato noi. Dobbiamo andare a vedere il regolamento attuativo cosa dice, perché a volte fa l'esatto opposto di quello che ha detto la legge, con degli escamotage che sono diabolici. E a questo si aggiunge anche la questione della giustizia amministrativa, perché il Consiglio di Stato dà i pareri su questo genere di regolamenti attuativi, e quando dà un parere, quel parere può essere anche, io non lo voglio mettere in dubbio, ma a pensar male potrebbe anche essere orientato da gruppi di interessi. Quindi c'è molto da fare su questo, sia dal punto di vista dei ministeri, della giustizia amministrativa, e c'è un impianto da dover portare a livello nazionale su una legge generale, ma poi ogni organo si deve anche autoregolamentare con dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con dei decreti del Ministro stesso, regolamenti dello stesso Ministero. C'è molto da fare. Io, diciamo, come Vicepresidente della Camera e i membri dell'Ufficio di Presidenza della mia parte politica faranno la loro parte per la Camera dei Deputati, augurandoci che questa sia una buona pratica che metteremo, che realizzeremo circa in 6 mesi, che poi ci copieranno i ministeri, il Senato e tutti gli altri organi che possono essere suscettibili di questo fenomeno. Grazie. Grazie. E dopo questa, diciamo, presentazione di contesto e di quello che sta succedendo, io appunto chiederei ai nostri ospiti stranieri, ora che hanno un po' più un'idea, diciamo, della situazione, che consiglio, diciamo, darebbero qui all'Italia in questo processo, quali sono gli esempi migliori, le buone pratiche che all'estero già sono in atto o vengono sviluppate, quindi cercare di avere un po' un riferimento, posto che poi ogni paese è diverso e ogni legge o disegno va basato sulla realtà contingente, però per esempio quali possono essere delle buone pratiche da prendere come punto di riferimento? There's a lot of recommendations that we could give in detail, and we can certainly share them with you. I'd just make a couple of points. First of all, I think that we're seeing a phase of development of legislation and ideas around lobbying. We're having discussions right now in a lot of countries around Europe about how lobbying should be regulated.
And for your information, the Council of Europe is currently looking at what the best standards are. I could share some documents with you, looking at what the best standards are and trying to compile the best practices. So my first recommendation would be, don't choose just one country, France or wherever, but look at what the best practices are from different countries, and then maybe you can propose something here in Italy, which is really in the vanguard, compiling best practices from elsewhere. And that would be a fantastic thing to do, and a real contribution, not only in Italy, but to the movement for lobbying regulation in the whole of Europe. That's the first point. The second point I would say is that lobbying is not only of the Parliament. We have this debate at the European Union, and just to be clear, the transparency register that we've talked about at the EU level covers the Commission, which is the executive, the administration perhaps better, and the Parliament. It does not yet cover the Council of the European Union. I would say that any lobbying regulation should apply to the Parliament, and if you can auto-regulate the Parliament to do that, great. But I would say it's the role of the legislative also to propose a regulation and transparency of lobbying which applies across all government activities. Because after all, many lobbyists don't target parliamentarians, they target other decision makers. So that's very important. And a third point, which is a complementary transparency measure, but really important as well, is to look at the access to the company register. Because if we really want to understand who owns and are behind the companies doing the lobbying, then in addition to having the lobby transparency, it's really important to have transparency about companies, which are often very complex structures. And that's another lesson we've learned from the financial crisis. The complexity of structures, which permits our sponsors, Amazon, they came up in a mention, to avoid paying taxes. And it's really important that taxes are paid and that they don't escape through use of offshore tax havens, for example. So transparency of company ownership is also part of the process, and that's something which is a G8 commitment, which I believe Italy is part of. So I'd urge you to move on that G8 commitment as well. Thanks. So same question. So to keep it very brief, I think there's sort of the two things, and one slightly builds on the comment around the lobbying register. Is it enough? No, it's not enough by itself. And this lobbying register, it's great being able to see who's in the register, who might be lobbying, but is it being followed? You know, are people being truthful in it? At the moment, they're not. So making sure that's followed. But also, all it is a first step to be able to see who's influencing our decision makers and then to take action. Okay, if we have 7 bankers for every 1 NGO seeing the Italian government or seeing the finance ministry, then this is not acceptable. And therefore, we can actually, once we have the figures in front of us, we can begin thinking of rules of how to limit this. I've seen some great examples from parliamentarians who are taking proactive measures as well. And I think this is something really important. This is not just about rules and having rules in place, because rules take a long time to get, but having either parliamentarians or officials being proactive. So I would like to see our elected Chamber of Deputies writing on their website, who are they meeting? I want to see. So if they write down who they're meeting, they immediately have that next level of transparency. Because having a register, okay, there might be a dog charity in there, who cares? But who are you talking to? And that's what I want to know. So, and this is something that can actually make sure that we are far more aware of what goes on. The small caveat of that is it is a cultural thing. I don't mean Italian culture, Belgian culture. I mean a political culture of, is there a transparency culture in existence? And this is something that, again, has to come from the people. It has to be demanded. Yeah. If we accept that corruption and a lack of transparency is just the way things are, then our elected politicians will not make the extra effort to tell you who they're meeting, because they don't think you want to know. Because ultimately, okay, so there is a democratic deficit,
But our elected politicians are exactly that. They're elected and they're supposed to be held accountable by us. So we need to make sure they feel that there is this culture of transparency. And one of the best ways that we've seen in Brussels, that we're currently campaigning for, is something called a legislative footprint, which is basically, as Helen mentioned, things don't just go through Parliament. They might begin in the Senate, or they begin, you know, they go through a long, quite a long process. And what we need to see is where companies, where lobbyists are being able to influence at the whole stage. So who's influencing at which stage can also help you see where is the place where we need the best legislation, where is the place where we need to be better at policing lobbying. So having a legislative footprint allows us to see across the whole lifetime of a law who's been influencing and where. So I think that'd be a very important thing to have in Italy as well. Aggiungo una serie di riflessioni che mi sono venute sentendovi parlare, molto veloci. Sì, la trasparenza delle lobby è un pezzo, io non credo però che dobbiamo trattarla come una monade, cioè dobbiamo occuparci soltanto di questo. A mio avviso questo discorso lo inseriamo nell'ambito di un processo molto più ampio. Helen parlava giustamente di trasparenza, dati, registro delle imprese, ma dobbiamo fare sistema tra una serie di pezzi che ci sono già. Ad esempio, quanti di voi sanno che sui siti delle amministrazioni, di tutte le amministrazioni, c'è una sezione che si chiama amministrazione trasparente, dove trovate le dichiarazioni patrimoniali, dove dovreste trovare le dichiarazioni patrimoniali da parte degli organi di indirizzo politico ed eventualmente quelle dei parenti o del coniuge, che però possono dire di no. Però anche qui cominciare a fare una classifica o cominciare a verificare se ci sono dei soggetti che hanno rifiutato o non hanno pubblicato determinate dichiarazioni potrebbe essere già un elemento particolare. Lo vado a incrociare col registro delle imprese, cerco di capire di che cosa si tratta. Un altro tema che proverei a portare nella discussione è: perché sono importanti le lobby? Perché di fatto il luogo delle decisioni non è più il Parlamento, perché di fatto il ruolo delle decisioni non è più il Consiglio dei Ministri. Le decisioni vengono prese prima, altrove. E quindi quando questo si verifica è ovvio che c'è spazio perché in questo processo qualcuno possa entrare. Se invece noi, e io insisto su questo, riuscissimo ad affermare dei meccanismi di partecipazione e collaborazione, per cui il meccanismo delle consultazioni pubbliche, per esempio ieri il governo avvia questa consultazione sulla PA, la consultazione non può essere una mail che invio al governo, io devo avviare, esistono già gli strumenti utilizzati da governi anche precedenti di consultazione, la consultazione deve essere pubblica perché gli interessi non devono essere compensati in stanze segrete, con le migliori intenzioni, su questo non discuto. Ma è un problema di metodo, gli interessi devono essere palesi. In questo modo, solo in questo modo io costringo e riesco a stanare chi ha interesse a rimanere nell'ombra. Cioè se io porto il dibattito pubblico in modo aperto, in una piattaforma più o meno telematica di consultazione, allora lì io sì che costringo qualcuno a venire allo scoperto. Probabilmente non saranno proprio le prime file, manderanno qualcun altro davanti, ma insomma sono meccanismi. Però quello che è importante non è mappare le persone per me, è mappare gli interessi. Quindi secondo me dobbiamo agire in modo concentrico. E lancio, mi permetto di lanciare una provocazione all'onorevole Di Maio. Molto contento del fatto che si è insediato il gruppo di lavoro, però il mio maestro mi ha insegnato una volta, mi disse, tu quando non vuoi fare una cosa, se mai diventerai qualcuno, e ovviamente non lo diventerò, mi disse, mi raccomando, non dire mai di no, tu facci un gruppo di lavoro e vedrai che la cosa si ferma da sola. Allora io la domanda che lancio all'onorevole Di Maio è, come possiamo aiutarvi dall'esterno a fare in modo che l'auspicio del mio maestro non trovi, come dire, applicazione nel caso concreto? Sì, adesso mi sentite. Quando è stata ideata, quando abbiamo pensato di cominciare a fare questo gruppo di lavoro, l'idea, e ovviamente non c'è ancora la riunione zero, perché ripeto, è stato approvato dall'ufficio di presidenza, che è un organo collegiale che si compone con le stesse maggioranze della Camera dei Deputati, per intenderci, in cui è un organo di 20, in cui la mia forza politica è composta da 3. Quindi il primo passo in avanti è stato già importante, perché
comunque c'è stato l'assenso di tutte le forze politiche, però il rischio è evidente. I gruppi di lavoro, i tavoli di lavoro e così via, sono sempre le commissioni di inchiesta, no? Che sono appaiono sempre in campagna elettorale, queste commissioni di inchiesta che nascono e di cui non si capisce mai la vera utilità. Vanno prima di tutto controllati. Secondo, l'idea fondamentale nostra era avere un approccio del tipo: ascoltiamo tutti gli attori esperti di questo settore, quindi vale anche per le organizzazioni rappresentate a questo tavolo. Tutte le proposte le votiamo, cioè quello che venite a fare non sono audizioni, ma sono proposte che noi mettiamo sul piatto e cominciamo a comporre con un pillolario di proposte degli attori che audiamo il nostro regolamento, registro. Non è solo un registro, perché potremmo scoprire che ci troviamo lì a fare molte più cose. E la cosa semplice, mi permetto, di tutto questo processo è che non deve passare per l'aula, quindi non deve interessare 630 parlamentari, è un atto regolamentare che interesserà 20 parlamentari dell'ufficio di presidenza, inclusa la Presidente della Camera, quindi ci permette di lavorare, se vogliamo, con una certa velocità, se si vuole lavorare con una certa velocità. E qui vengo al secondo punto. Prima si parlava della trasparenza dei comuni, per esempio, delle regioni. Esiste anche una classifica, la bussola della trasparenza, che è stata ideata per creare il meccanismo premiale. Si diceva: c'è un comune più virtuoso, quel comune farà la corsa ad essere il più virtuoso agli occhi dei cittadini. Ora, al di là dei parametri della bussola della trasparenza, che sono tutti da discutere, il problema è che se non aumenta anche un po' la sensibilità su questo tema tra i cittadini, noi anche viaggiamo scarichi. Cioè, quando io vado a parlare di trasparenza, anche in pubblico, in eventi non come questi specializzati sul tema, molto spesso viene visto come un argomento secondario rispetto al lavoro, rispetto alle grandi politiche occupazionali, ma è tutto lì, perché se non c'è trasparenza si direzionano le politiche economiche di un paese in un senso o in un altro, e poi quindi si ragiona di politiche di sviluppo in un senso o in un altro che aiutano dei settori o un altro settore. Quindi l'invito che prendo ufficialmente qui davanti al Festival Internazionale, quindi credo che ci sia una certa ci debba essere una certa serietà nel prendersi un impegno del genere. Io mi prendo l'impegno con voi di lavorare in questo senso. Alla prima riunione proporrò l'incontro prima di tutto degli esperti del settore, dei gruppi che si sono occupati di questo tema. Lo faremo in maniera trasparente, quindi il comitato lavorerà in diretta streaming, quindi tutti i cittadini potranno seguirlo, e il pillolario dell'atto che produrremo lo proponiamo sulla scorta delle proposte che arriveranno dall'esterno. Altrimenti è anche un po' assurdo che l'ente che ha finto che non esistesse questo tema per anni si autoregolamenti. Credo che sia fortemente limitativo, al netto del fatto che possono essere arrivate nuove forze politiche, nuove istanze politiche. È sempre meglio spostare l'impianto, la costruzione dell'impianto, fuori dal Parlamento, perché lì poi sarà rappresentata, come ho detto, la stampa parlamentare, una parte dell'amministrazione della Camera, anche quella che deve essere suscettibile di un processo di trasparenza. Spero di aver dato una buona speranza. Grazie. Grazie. Adesso c'era un altro intervento, e poi dopo ho visto che c'era una domanda, quindi poi i minuti che ci restano purtroppo non molti, vediamo un po' se riusciamo a rispondere a qualche domanda. Prego Andrea. Sì, brevissimo su questa cosa delle queste ultime battute. A me quello che sembra è che tutte queste partite della trasparenza, la partecipazione, la consultazione vanno giocate all'interno di un campo di gioco chiaro che oggi a livello non solo italiano ma a livello internazionale si chiama governo aperto oppure open government. Su questo l'Italia ha degli impegni da mantenere, perché ha partecipato nel 2011 a questa grande iniziativa mondiale che più di 60 governi hanno messo in piedi, che è quella di costruire un nuovo organismo internazionale per favorire politiche di governo aperto, basate su trasparenza, partecipazione, tecnologia per l'innovazione e accountability. L'Italia deve
dovrà presentare, ha già realizzato un piano di azione all'interno del quale c'erano anche la misura della bussola della trasparenza, ad esempio, e ne deve presentare un altro entro ieri. In realtà questa cosa non è ancora successa, succederà nei mesi successivi, il governo ha portato le motivazioni dovute a questo cambio repentino del Consiglio dei Ministri, quindi un nuovo ministro, e quindi attenderemo un paio di mesi per capire se nel nuovo piano di azione dell'Italia ci saranno misure in questo senso. Però oggi, secondo me, tutte queste partite vanno giocate all'interno della cultura del governo aperto, di cui ovviamente una parte fondamentale è quella della consultazione, che non avviene attraverso innumerevoli iniziative di costruzione di portali, ma avviene attraverso un nuovo rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione. Quindi, se posso riassumere con uno slogan, io direi che il governo deve pensare a meno portali e più porte aperte. Allora, c'è una domanda qui. My name is Raymond Franken, and I should be fully transparent why I'm here. It's important. I'm a former financial journalist, and I now work as head of communications for the European Banking Federation in Brussels. It's a lobby group, has been around since 1960. We believe in honest, transparent, and accountable lobbying, and we represent the interest of the 32 national banking associations in Europe, and thereby all the European banks, including the banks that were responsible for the crisis. I think it's important to put certain things into context. We have 15 to 30,000 lobbyists in Brussels. According to your estimates, in the financial sector, those estimates are about 1,700. At the European Banking Federation, we have 38 lobbyists registered in the register. We are fully transparent in terms of what we have to do to sign up for the register. You will also see that we spend about 4.5 million euros per year on salaries of these lobbyists. So that in terms of transparency. We've had a lot of criticism as financial lobbyists in Brussels, and we had discussions also with Corporate Europe Observatory in Brussels about that, and we do agree that there is a big problem. The problem may not be directly the official lobbying by organizations like us, not just in the financial sector. Because it needs to be said that lobbying is important. People at the European Commission, members of the European Parliament, they are asking lobbyists for information because some dossiers are really complex. And even if it's the topic about creating more transparency, like you are working on, or whether it's financial regulation or banking union, it is important to hear the views from experts in the sectors. But it is also important to hear the views of the people. And one of the things that has become clear recently, according to the studies from Corporate Europe Observatory in particular, is that there is a huge representative deficit in terms of the opinions of people. My personal question, and that's not an official position, but my personal question on that is there maybe a failure on the role of politicians, on the role of bureaucrats in the European Commission on that side? Because they, after all, are agreeing to meet with the lobbyists. They are providing the documents that should also be made public. And in that respect, I am delighted to hear ideas on open government, because I think ultimately we can use a lot of the new tools that we have now available in the 21st century, apps for access, to create transparency that is really important. And that then would be really good to have a Europe, not just of a lobbying 15 or 20,000 people in Brussels, but where you have a Europe where basically everybody, the interest of 505 million people in the entire European Union can be represented properly. And I think that's also part of this discussion. It's a very important element to that discussion to really boost the access for the people and not just tear down at the lobbyists, in particular the financial sector. Thank you. Thank you very much, Raymond. Is this on? Yeah. We've done a lot of work on the European Banking Federation. They are one of the key players who's been involved in stopping us fixing the banking sector, but I think it's very brave of you to come here. I think actually open dialogue is one of the most important things, and having yourselves in the register is incredibly important, so we see. But we still don't know what you're up to. I mean, this is the thing. I mean, I think it's great you're there, and this highlights one of the failures of the register.
you might put in there what you're doing, but we don't know who you're meeting. We don't know how much pressure you're putting on. And ultimately, like you said, you know, the European Banking Federation is just one of many. Your members, let's take Goldman Sachs, is also a member of the International Swaps. And is they not in there? Are they not European? So BNP Paribas, let's say, is one of the European bankings, are also in the International Swaps and Derivatives Association, who have been lobbying for. So what I'm trying to say is your members have you, and they have a lot of other associations. They have a lot of other consultancies, law firms, think tanks, all of these different organizations who work for them. And so, I mean, you are a great voice. But by saying it's not just your own fault, and I completely agree, what we see actually is you create an echo chamber around our politicians who don't have the expertise. And for me, this is, I think, a really key point, is that we've taken politics away from people. I mean, we've made it so technical. We've made lawmaking so technical, regulation so technical, that we cannot do it, that people are not interested. You're told that politics isn't to do with you. It happens in ivory towers. I think that's done by yourselves as well. I think the level of policy that lobbyists have to have in their head to be able to influence a legislative proposal means politics turns into something that can only happen in back rooms, because we never talk about the big issues. We talk about small details. That's what lobbying is. Lobbying is a way to get rid of the politics by turning it into very technical details. But I completely agree. I think this is the fault of all of us. This is the fault of the media, and the fact that the public sphere has become a place overtaken by advertising rather than politics. If you open a newspaper in London, for example, you will be hit by a press release after press release by, be it McDonald's or Amazon or whoever we've got. And actually that means people no longer pay attention to politics, because they don't think it affects them. They don't think they're being listened to, which I agree with you, which is why open government initiatives are incredibly important. But also, I think things are changing. People are getting pissed off with politicians. People are here, but also people aren't listening so much to politicians and are coming out into the streets. I mean, what we've been seeing in Spain for the last 3 years, what we've been seeing in Italy over the last few months or years, what we've been seeing, you know, all over Europe, all over South America, Latin America, North America, people are coming into the streets. And I think it's really important that we do say we need to clean up lobbying, but we actually need to reclaim politics and make sure it's something that is part of our lives rather than something that held by politicians up there. So, yeah, I agree with you, but there's more to do. Very well said, Pasco. Just a couple of small points, Raymond, on this question. Yes, you're right that it's not only the lobbyists, and the burden shouldn't only be on the lobbyists to solve this problem. There I agree with you. But I do also see problems. And just to give one example, we have a website, Ask the EU, where people can request information from the European Union. And one of the requests resulted in the release and the posting online of a series of documents about the European Banking Union. And one of them was a lobby document which had been submitted to the European Union by Citigroup. And Citigroup contacted ourselves as the organization running the website and threatened to sue us if we didn't take down that document, which I refused to do, and so far the case hasn't gone anywhere. But when there's pressure on civil society to make public documents that have been submitted by lobbyists to the European Union, there's a problem, and that's something that's coming from discussions about banking. One other example of the frustrations of getting access to information: the European Commission adopted last year a decision